Bentrovati ai telespettatori di UniTV. Oggi ci colleghiamo con il dottor Rodio dell'ospedale San Luca di Vallo della Lucania per un'importante iniziativa che partirà la prossima settimana, precisamente dal 19 al 23 settembre. Allora, dottore, ci può spiegare, illustrare nel dettaglio questa importante iniziativa, insomma, che la vede protagonista insieme a tutto il suo staff, dopo tante iniziative che sono state effettuate comunque nel corso del tempo proprio dal presidio ospedaliero vallese? Sì, buongiorno a tutti i telespettatori e ringraziamo l'emittente per la sensibilità mostrata per questa importante iniziativa. La nostra unità, tengo a precisare il dottorino Laringuia, che ha già partecipato ad altre 3-4 manifestazioni di questo tipo qua. Questa manifestazione, la Make Sense Campaign, è particolarmente importante perché è stata organizzata dalla European Internet Surgery Society e non solo a livello, diciamo, locale, ma addirittura 120 centri a livello nazionale. Come lei ha già anticipato, dal 19 al 23 settembre parteciperanno a questa importante iniziativa per quanto riguarda la prevenzione dei tumori della testa e del collo. Ecco, diciamo che questo, sì, diciamo che questo tipo di... Dico, lo scopo di questa iniziativa nel dettaglio, ecco, ce lo puoi illustrare? Sì, lo scopo di queste iniziative, di queste campagne di sensibilizzazione hanno soprattutto lo scopo di educare alla consapevolezza e alla prevenzione di questo tipo di malattia, soprattutto di promuovere una comprensione di quei segni e quei sintomi che possono essere prodromici di una patologia, incoraggiare, cosa che non sempre si verifica, a consultare un medico e soprattutto in quelle forme un po' avanzate a migliorare la qualità della vita e a dare la migliore cura possibile. Bene, nel manifesto che avete anche alle vostre spalle c'è uno slogan abbastanza simpatico, è la testa a posto. Ecco, ci vuole illustrare il significato di questo manifesto e del suo slogan, ovviamente. Sì, diciamo che questo è stato il motto dell'edizione italiana del 2022 della Make Sense Campaign, che in realtà riguarda il distretto anatomico che viene interessato, cioè la testa e il collo. È un monito a porre attenzione a tutti quei sintomi, a tutti quei segni che molte volte sono scambiate con mali stagionali, mal di gola, raucevine, che chiaramente possono nascondere delle patologie importanti. Ma diciamo che il cuore, il nucleo fondamentale che noi vogliamo sottolineare, è il cosiddetto motto 1x3. Che cosa significa? Che laddove uno dei seguenti sintomi che adesso vi illustrerò persiste o dura oltre 3 settimane, bisogna immediatamente rivolgersi al medico. Nello specifico, se manifestate un dolore alla lingua, se manifestate una lesione che non tende a guarire, se riscontrate nel cavo orale delle macchie bianche o macchie rosse che non tendono a scomparire nonostante tutti gli antimicotici, se notate un gonfiore vicino al collo, se notate che non riuscite a respirare bene con una narice che ogni tanto esce qualche gocciolina di sangue, dovete immediatamente rivolgervi al medico. Quindi questo motto di 1x3 significa proprio questo. Uno di questi sintomi, ribadisco, che dura più di 3 settimane, vi deve subito, immediatamente allarmare e incoraggiare ad andare dal medico. Ecco, dottore, noi stiamo parlando di prevenzione per un tumore, in particolare quello cervicocefalico. Ecco, ci può illustrare nel dettaglio che cos'è però un tumore cervicocefalico? Sì, io ci tengo a dire queste poche cose, perché l'American e sempre la European Head and Neck Surgery, addirittura in un'intervista fatta a livello europeo, a tutti gli intervistati, almeno una buona parte, il 78%, non aveva piena conoscenza di questa patologia, che addirittura il 38% non ne fosse proprio a conoscenza. Diciamo che quando noi parliamo del distretto cervico-cefalico, ci rivolgiamo a quegli organi che sono, diciamo, allocati nella testa e nel collo, con esclusione dell'esofago. Quindi tutte le altre manifestazioni che possono dare un campanello di allarme devono immediatamente essere
valutate, diagnosticate e far ricorso a un medico specialista. Questo è, diciamo, tenete conto che questo è un tumore che tende a colpire maggiormente gli uomini, quindi c'è una percentuale di 2 su 3 e gli over 40. Purtroppo, per alcuni fattori di rischio, si è visto che l'incidenza di questo tumore attualmente sta colpendo gli under 40, quindi le persone che hanno un'età inferiore ai 40 anni. Ecco, nel dettaglio, quali sono i fattori di rischio, dottore, di questo tumore? Diciamo che i fattori di rischio, molti di questi li conosciamo tutti, però molte volte vengono sottovalutati. Ed è il classico esempio dell'alcol e del tabacco, che addirittura rappresentano questi due fattori di rischio il 75% delle incidenze. Tenete conto che l'assunzione contemporanea di questi due, diciamo, queste due sostanze aumenta esponenzialmente il rischio. Anche l'uso del sigaro, una cattiva igiene orale, un'alimentazione povera di frutta o di verdure, oppure, cosa che sta emergendo adesso, alcune infezioni da papillomavirus. Nonché, non per allarmare, in alcune categorie di persone, per esempio i falegnami, che sono dei legni particolari, si è visto che si sviluppano dei tumori in delle regioni anatomiche specifiche che sono i seni. Bene, allora abbiamo raccontato un po' quello che è la campagna in sé, insomma che cosa si vuole combattere, ma tornando alle giornate di sensibilizzazione, ecco come si svolgeranno e poi sottolineiamo anche che è tutto gratuito, quindi insomma i cittadini possono tranquillamente venire al presidio ospedaliero di Vallo della Lucania in tranquillità, ecco vogliamo dire anche questo particolare, dottore. Sì, questo ci teniamo particolarmente a sottolinearlo perché è una manifestazione a porte aperte. Chiunque può partecipare gratuitamente e senza alcun tipo di prevenzione, di prenotazione. L'unica cosa che ci tengo a sottolineare, perché nelle edizioni precedenti c'è stato un po' di confusione, è che le persone che affluiscono devono avere un po' di pazienza. E a tal proposito abbiamo spalmato tutti i giorni di prevenzione sia di mattina che di pomeriggio, la mattina addirittura il lunedì, il martedì, il giovedì e il venerdì dalle 11 alle 13 e il pomeriggio abbiamo riservato 3 giornate per chi non potesse frequentare la mattina del martedì, del mercoledì e del venerdì dalle 16 alle 18. Ribadisco, è l'ingresso gratuito senza alcuna prenotazione. E vi aspettiamo numerosi, ovviamente. Dottore, dopo questa bella chiacchierata di informazione per un appuntamento importante, qual è il suo messaggio finale che vogliamo lasciare ai telespettatori di Unitv? Il messaggio finale è quello di rivolgersi al medico nel momento in cui compare qualche segno che chiaramente noi vogliamo illustrare, vogliamo dare indicazione per una diagnosi precoce. La diagnosi precoce fare una vita, ma soprattutto deve educare anche personale sanitario, nonché il grande pubblico, a frequentare queste manifestazioni che veramente possono lasciare un segno importante per la nostra vita. Noi vi ringraziamo per l'attenzione, però ci teniamo a sottolineare il ruolo dei nostri infermieri e nello specifico del nostro caposala, il signor Sant'Angelo, che vuole sottolineare delle particolarità che sono fondamentali per questi malati quando sono in uno stadio avanzato oppure quando necessitano di cure particolari. Adesso lascio la parola al signor Sant'Angelo. Allora, buongiorno a tutti, io sono Antonio Sant'Angelo, sono il coordinatore della unità operativa di Torino dell'ospedale San Luca di Vallo della Lucania. È chiaro che in una equip che funziona la collaborazione è alla base tra le varie figure che si innescano nel percorso assistenziale dei pazienti. Anche gli infermieri hanno un ruolo importante in questo tipo di soluzioni, di ricerca più che altro. L'infermiere è quello che gioca il ruolo in uno screening, perché lo screening di per sé è una ricerca di una patologia che quando si effettua uno screening si cerca di trovare quanti più casi possibili a rischio. Quindi quando si esercita uno screening un'organizzazione deve per forza collaborare. Quello che fa l'infermiere certamente non è il fattore medico, non è
ma è il supporto al medico nell'assistenza, nella visita, ma anche e soprattutto il ruolo fondamentale, quello di educatore, cioè rimuovere cause di una non corretta vita o alimentazione, queste cose, nell'informazione più che altro. L'infermiere, diciamo, che sul territorio non arriva dalle nostre parti. Perché? Perché c'è un disegno di assistenza diversa. In altre nazioni, tipo la Svizzera, esiste l'infermiere di screening, di diabetologia. In Italia siamo un pochino dietro, ma non per questo siamo inferiori. È solo una questione di organizzazione che è diversa. Considerando che di quello che abbiamo detto, insomma, che il dottore Rodi ha ben illustrato il percorso che noi stiamo preparando per la prossima settimana. Quindi volevo precisare che noi resteremo in servizio in questi giorni a titolo gratuito per effettuare lo screening. Questo è stato sempre così, perché il dottore Rodi vuole che non si faccia lavoro extra per fare screening, perché noi siamo a disposizione della popolazione. E partecipare perché? Partecipare perché noi che lavoriamo qui vediamo in continuo aumento patologie che vengono fuori da cattivo modo, da non cattiva alimentazione, tutte le concomitanze che ha detto il dottore praticamente. E ci teniamo a partecipare a questo screening così importante, perché facciamo parte di questo territorio e vogliamo bene al territorio. Finisco qui dicendo che il diritto alla salute è un diritto dell'essere umano, e noi nel nostro piccolo cerchiamo di assecondare questo diritto, cioè di garantirlo più che altro. Vi ringrazio e un saluto a tutti che ci ascoltano. Grazie a voi, grazie al dottore Rodio per questa lodevole iniziativa, a tutto il suo staff, e invitiamo nuovamente tutti i telespettatori a recarsi, insomma, presso il presidio ospedaliero San Luca di Vallo della Lucania dal 19 al 23 per queste importanti giornate di sensibilizzazione. Grazie.